Elena Donazzanga, assessora all'istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto. Noi ci abbiamo creduto da subito all'alternanza scuola-lavoro, l'abbiamo potenziata, abbiamo investito con fondi nostri, abbiamo mandato i ragazzi a fare alternanza all'estero, in aziende straniere che li hanno ospitati. Il risultato è stato straordinario. L'alternanza scuola-lavoro è un ottimo strumento per imparare il linguaggio del lavoro, sia da parte della scuola che degli studenti che dell'impresa. Santo Romano, direttore area capitale manocultura e programmazione comunitaria Regione Veneto. Voglio sottolineare alcune cose che sono tipiche dell'attività fatta qui in Veneto dalla Regione. Abbiamo mandato all'estero in alternanza moltissimi giovani, abbiamo sostenuto le cosiddette soft skill, quindi abbiamo fatto interventi per rafforzare le capacità trasversali con attività quali bootcamp e teatro d'impresa, quindi attività assolutamente innovative che accompagnano i percorsi di alternanza fatti nell'ambito del curriculum scolastico. Marzano, e tu? Sono Massimo Marzano, direttore della formazione istruzionale della Regione Veneto. La sottoscrizione del protocollo d'intesa di oggi, che è una nuova edizione di quello già sottoscritto nel 2016, rappresenta un momento importante per proseguire un lavoro che si è svolto negli anni e che è stato declinato con altri protocolli. Sarà l'inizio e la prosecuzione di un importante lavoro per unire scuola e lavoro. Regionale per il Veneto, che è il partner principale della Regione Veneto nella sottoscrizione del protocollo per l'alternanza scuola-lavoro, in quanto all'ufficio scolastico fanno capo tutte le scuole del Veneto. Questo protocollo arriva in un momento particolare in cui l'ufficio scolastico regionale per il Veneto ha raccolto i dati di un questionario che è stato somministrato su tutte le scuole durante l'estate, e i dati, diciamo, che ne sono derivati sono assolutamente promettenti, perché abbiamo la quasi totalità delle scuole che ha riscontrato il questionario, e soprattutto sono dei dati dai quali si evince un altissimo grado di soddisfazione da parte delle scuole per i percorsi di alternanza messi in campo grazie alla collaborazione di tutti i soggetti partner del protocollo, in primis la Allora, io sono Renata Palumbo, sono segretario regionale CIDA, l'Associazione dei Dirigenti Italiani e delle Alte Professionalità. Ha già firmato a livello federale un accordo tra MIUR e c'è già stata una firma sull'alternanza scuola-lavoro, e CIDA ha dato la disponibilità dei propri manager associati a svolgere delle attività di tutor qualificati e di trade union tra l'azienda, il mercato del lavoro e quelle che sono le istituzioni scolastiche e pubbliche. Agostino Bonomo, presidente del Confartigianato Veneto. L'alternanza scuola-lavoro è la risposta alla crescita di cultura degli studenti, ma anche un approccio diverso delle imprese rispetto a quello che è il futuro della propria impresa, per avere maestranze preparate, ma perché no, anche imprenditori preparati che oggi sono sui banchi di scuola. Sono Calogero Carità della Confsal. E direi che si è raggiunto un ottimo risultato, direi che dopo la prima esperienza quest'anno potremo fare molto di più. Vado, mi chiamo William, Confim Industria Veneto, 3600 aziende manifatturiere del Veneto. Noi siamo concordi con tutto l'operato fatto, molto soddisfatti, crediamo molto nel progetto, e soprattutto che l'importanza è che abbiamo dato anche un esempio a livello nazionale per quanto fatto e per quanto continueremo a fare. Quello che ci preoccupa naturalmente è questi tagli importanti da parte del governo centrale, che speriamo che non abbiano un futuro, insomma. Gerardo Formato, segretario generale di Lavoro del Veneto. Oggi abbiamo siglato un importante accordo, alternanza scuola-lavoro. Ancora una volta il Veneto dimostra che se le forze sociali e la regione discutono, dialogano, si possono firmare accordi importanti. Io mi auguro che questo accordo possa dare la possibilità a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro attivo. Se guardiamo i dati del 2016 e 2017, abbiamo avuto nel 2016 10.000 rotti giovani che sono andati all'estero. Nel 2017 il dato è cresciuto. Mi auguro che con alternanza scuola-lavoro, rafforzando le ore che oggi esistono a livello, diciamo,
per formare i giovani all'interno delle aziende non venga tagliato, c'è bisogno anzi di rafforzare, e questo serve al sistema industriale. Pozza, Presidente Unione Camera Veneto. Ritengo l'alternanza scuola-lavoro uno strumento utile per le imprese, utile per i nostri giovani. Ne ho avuto conferma proprio in questi giorni all'Europarlamento, dove da tutti gli interventi è emersa l'importanza del modello duale, del modello dell'alternanza scuola-lavoro. Le imprese hanno bisogno di confrontarsi con i giovani e soprattutto i giovani di conoscere il mondo dell'impresa. Alessandro Conte, Presidente CNA del Veneto. Per noi è molto importante aver firmato questo protocollo, perché tra l'altro portiamo avanti quello che è già una storia positiva per noi, ma perché pensiamo che sia importante per l'impresa, piccola impresa e l'artigianato, far conoscere agli studenti le nostre imprese, che ci sono opportunità all'interno delle nostre imprese e che facciamo capire che all'interno delle nostre imprese si può crescere, e l'impresa cresce attraverso anche il supporto di nuovi giovani, nuove tecnologie. Per cui sono opportunità che pensiamo sono positive nel fare questo tipo di protocollo e lavorare insieme con la regione, la scuola e chi, con le camere di commercio, chi riesce a far promozione sui nostri settori, sulla nostra economia. Eugenio Calearo Cimant, Confindustria Veneto. Penso che la firma di oggi sia un segnale importante che deve avere risonanza nazionale. Alternanza scuola-lavoro è uno strumento formidabile per l'economia tutta del nostro paese e del nostro continente. Bisogna continuare a investire e dare forza agli studenti, alle scuole, alle imprese, vicino alle imprese. Augusto Pivanti, Codiretti Veneto. Il tema dell'alternanza scuola-lavoro sta diventando strategico nell'agri-food, che ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo autenticamente vertiginoso e ha bisogno di nuove professioni, di nuove capacità professionali da parte di giovani, anche e soprattutto nell'area del digitale. Marco Fusco, segretario generale CISL Veneto. Noi riteniamo che ogni ragazzo, prima di finire il percorso scolastico, abbia il diritto dovere di fare un'esperienza in un posto di lavoro, e quindi riteniamo che l'alternanza sia un'opportunità molto importante. Per questo abbiamo partecipato attivamente a tutto il percorso che ha portato alla stipula del protocollo. Questo protocollo è importante perché conferma e consolida un'esperienza positiva che è stata portata avanti nella nostra regione in questi anni. È importante perché qualifica ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro e ne ribadisce rigorosamente la natura, che è quella di un'esperienza formativa con finalità didattica, da non confondere assolutamente con qualsiasi altra esperienza di lavoro. E quindi è giusto che i nostri studenti, i nostri ragazzi abbiano, diciamo così, l'occasione di fare un'esperienza di grande qualità. Christian Collacca Ferrari, CGL del Veneto, segretario generale. E anche la nostra associazione ritiene importante il tema dell'alternanza, che coinvolge principalmente gli studenti degli studi agrari, e tenendo conto poi che il rapporto tra la scuola e l'impresa è un'importante azione di responsabilità sociale. Passatore, presidente di Confindustria Veneto. Come professionisti, come dicevo un attimo fa, stiamo divulgando l'alternanza scuola-lavoro con tutte le difficoltà che si possono incontrare, ma diciamo che il messaggio sta avendo un riscontro positivo. Schiavinato Michele, Conf Commercio Veneto. Alternanza scuola-lavoro è uno strumento fondamentale per avvicinare i ragazzi alle imprese. Consente loro di acquisire nuove competenze professionali ed è utile anche alle imprese.